Sì, oggi siamo qui ad assistere, a partecipare all'evento La Scuola fa Notizia, un evento molto importante per la scuola che serve a, ci siamo resi conto, a valorizzare il lavoro dei docenti, degli studenti, dei dirigenti scolastici, e soprattutto per quanto riguarda la partecipazione degli alunni al proprio percorso didattico, nella presa di coscienza, nella consapevolezza proprio del loro percorso di studio e della loro formazione. E abbiamo assistito a tante iniziative, e abbiamo avuto modo di apprendere la sperimentazione in alcune scuole. La cosa che ci ha colpito molto è stata la sperimentazione in qualche scuola di Roma, scuole secondarie di secondo grado, per quanto riguarda la valutazione. È una rivoluzione, diciamo, nel rapporto tra studenti e docenti, laddove c'è un rapporto alla pari, dove il percorso dello studente viene monitorato attraverso delle esercitazioni al termine delle quali ci sarà un compito che darà il voto finale. Quindi una scuola è un percorso didattico senza voti, ma un giudizio che serve al docente a rendere consapevole l'alunno di quelle che sono le sue difficoltà e il percorso di recupero che deve essere effettuato affinché possa raggiungere la sufficienza, comunque la competenza in una determinata disciplina. Quindi è vero, non più materie, non più discipline, ma una formazione interdisciplinare che accompagna l'alunno nel suo percorso di crescita e di formazione. Comunque un'esperienza bellissima, e devo dire che è veramente un'iniziativa formativa per tutti, docenti, alunni, dirigenti. Speriamo di poter continuare questo percorso e di poter stimolare gli alunni a fare sempre meglio, di più